salvare mille anni di storia, tutelare la produzione artistica del vetro di Murano. Nell'isola veneziana fabbriche e fornaci sono in ginocchio per l'aumento esponenziale dei costi del gas. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto è a Cannes per realizzare un importante progetto di collaborazione con il Festival di Cannes e da qui lancia un accorato appello che unisce anche i colleghi francesi. Le cose non vanno per nulla bene. Ci sono state fatte molte promesse, abbiamo ricevuto dei soldi, la regione ci ha aiutato, ma non basta, dobbiamo andare oltre. Le fornaci a Murano stanno passando un bruttissimo periodo, il gas sta aumentando sempre di più e noi non abbiamo più la soluzione alla mano. Qualcuno deve aiutarci, adesso non sappiamo più a chi rivolgersi. Il vetro è una cosa importante, i mille anni di storia devono andare avanti. Questa partita ha superato dunque i confini nazionali. Io oggi mi trovo in Francia e per vivere devo viaggiare, però porto sempre in giro il nome di Murano, mille anni di storia, e la nostra storia sta viaggiando attraverso tutti i paesi dell'Europa. Io sono in compagnia con un mio collega, un mio amico maestro letterario francese. Abbiamo un po' chiacchierato e anche loro stanno pagando molto caro lo scotto dell'aumento del gas. Si è aperto un fronte comune. Abbassiamo i costi del gas, salviamo l'arte del vetro. Noi non ce la facciamo più, se andiamo avanti così chiuderemo per sempre.